sono tolto quel peso che mi sono portato dietro per un po' di settimane, perché sembrava veramente che non dovesse entrare, che era stregata, però insomma sono felice proprio per questo, felicissimo. È stata un'emozione bella, poi da retino ancora di più, penso. Però con il 4-4-2 le soluzioni comunque possono essere anche. Sono un po' diverse rispetto al centrocampo a 3, che magari spalle alla porta, c'hai gli esterni alti che ti possono dare più soluzioni. E poi, insomma, comunque il modulo lo fa anche le caratteristiche dei singoli giocatori. Se insomma davanti siamo in più, logicamente ci si può trovare di più. Però insomma domenica, per la partita di domenica, il modulo che ha usato il mister forse era il migliore, e alla fine si sono visti anche i risultati, che 5 reti sono tante, e molte altre occasioni sbagliate, il rigore. Quindi penso che a livello offensivo domenica sia stata una il modulo abbia fruttato insomma parecchio. Diciamo che, cioè, se segnavo prima era meglio, quello è poco ma sicuro. E sì, un po' di rammarico, ma più per il gol che mancava. Il rammarico magari è per aver perso i punti nei confronti del Pontedera, più che potevo stare anche senza segnare, però se eravamo a pari punti col Pontedera oppure a giocarsela punta a punta, ero contento lo stesso, anzi, ero molto più contento. Poi il gol sarebbe arrivato comunque, perché sarebbe arrivato. In settimana, comunque la settimana scorsa, me lo sentivo, e i miei compagni sono stati parecchio vicino, mi hanno sostenuto su questo, perché poi è facile anche abbattersi nei momenti difficili, e ci sono dei momenti difficili durante una stagione che ti portano a un po' a deprimerti, no? Se il tuo ruolo comunque è un ruolo offensivo, il gol è una cosa importantissima. E con i miei compagni, comunque, specialmente quelli d'attacco, ma tutta la squadra, però specialmente quelli d'attacco, con Raso, Cissé, con Orazio, in settimana mi hanno dato quella spinta in più, quella fiducia che forse mi mancava. Diciamo che forse più che mancarci qualcosa noi, c'è il Pontedera che ha avuto qualcosa in più di noi, A noi ci è mancata semmai la loro solidità, perché il Pontedera è una squadra veramente solida, è una squadra che comunque nei momenti di difficoltà riesce a non prendere gol, riesce a portare a casa un risultato utile sempre. Infatti l'abbiamo visto comunque in tutto l'arco del campionato, è una squadra che ha subito poco, ha segnato anche poco, però quelle poche segnature che ha fatto gli sono servite, perché poi dopo dietro la loro solidità e la loro compattezza ha fatto sì che portassero a casa i risultati anche con fatica, con quella dedizione difensiva magari che una squadra come la nostra, che è una squadra più tecnica, che gioca di più, magari sotto questo aspetto ha avuto delle lacune. Però di certo il Pontedera, io l'avevo notata questa cosa quando ho giocato a Pontedera con la Sansovino, proprio questa solidità, questo raddoppiare, triplicare le marcature, tutti compatti, tutti sotto la linea della palla, tutti che si sacrificano veramente tanto. Forse quello è il fattore in più del Pontedera. Il finale di stagione, queste ultime partite che mancano, sono delle partite importanti, importantissime secondo me, dal punto di vista individuale, dal punto di vista anche collettivo, perché è un punto. Se il finale dovesse essere quello che insomma si prospetta, comunque è un punto solido da dove la società può ripartire, dal ricomporre un organico, una struttura per iniziare a lottare anche il prossimo anno. Però la cosa fondamentale ora è mettere la maglietta e pensare a vincere. E
tutto il resto sono chiacchiere, sono conteggi, punteggi, numeri che secondo me servono a poco, serve solamente indossare la maglia la domenica, andare in campo, dare il massimo per onorare un po' tutti, dai tifosi, dalla società e onorare comunque anche il nostro spogliatoio. Ma no, le motivazioni penso che devono essere comunque. Logicamente c'è un po' di delusione per come è andata, però c'è il, non bisogna distogliere la mente da quello che è comunque, come ripeto, giocare, perché è il nostro lavoro, è il nostro sogno da piccoli giocare a calcio la domenica. Quindi playoff, non playoff, quando si va in campo penso che si deve pensare che è una partita, da amichevole alla finale di Coppa del Mondo, è sempre una partita, quindi va sempre messo quell'impegno che per non fare figuracci, anche perché se uno comunque ha dei cali di concentrazione può anche incappare in delle figuracce che cioè non avrebbe senso adesso buttare via anche di quello che di buono è stato fatto, che non. Diciamo che sarebbe un controsenso proprio a quello che è lo sport. Allora, oltre il Pontedera, io sinceramente ogni anno comunque non è che fanno molta chiarezza, no? A livello di Lega, quelle cose lì, quindi non danno quelle chiarezze e quelle spiegazioni valide. Addirittura cambiano anche in corso i premi, insomma, quello che uno deve raggiungere, quindi non si sa mai quello che tirano fuori. E noi vogliamo almeno, io penso che un obiettivo sarebbe quello di raggiungere, se non si può raggiungere il Pontedera, almeno i punti che ha fatto il Pontedera fino ad oggi, perché sarebbe la miglior cosa. Sarebbe quello che comunque ci farebbe vivere meglio, ci farebbe stare veramente bene. E stare almeno con la coscienza a posto ad averci provato fino in fondo, perché logicamente se alla fine la matematica ci condanna, quando, se ci condannerà e quando ci condannerà, noi saremo comunque orgogliosi di aver fatto un campionato positivo, un buon campionato, purtroppo non è bastato, ma sinceramente cioè, non lo so, cioè, a me piacerebbe giocare, ci mancherebbe altro. E settimana mi impegnerò per far vedere al mister. Comunque mi piacerebbe essere riconfermato in una formazione titolare, però se io conosco il valore dei miei compagni, conosco il valore di Martinez, di Cissé, di Raso, e sinceramente non lo so, vediamo, il mister farà le sue scelte, non è che mi aspetto per forza di giocare perché domenica ho fatto 2 gol, assolutamente, sono scelte che fa il mister, io rispetto alle scelte del mister, se giocherò dall'inizio darò il massimo, se entrerò darò il massimo lo stesso, quindi non cambia solamente un numero della maglia, poi dopo a livello di obiettivo, di impegno, sempre quello lì è sempre il massimo che posso dare.